Recording in progress. Moje ime je Sandi Ponović, upravitelj sam Ribarske zadruge Istra. Ribarska zadruga Istra osnovana je 2004. godine na inicijativu ribara radi poboljšanja njihove tržišne situacije. Zadruga broji 43 člana, od kojih su većina iz Istre. Benefiti ribarske zadruge su bolja pregovaračka cijena u smislu prodajne cijene ribe i nabavke opreme. Ribari ne moraju brinuti o svojoj ribi gdje će zbrinuti, ne moraju zvati restorane, hotele itd. nego svu svoju robu daju u ribarsku zadrugu te ona plasira svu robu u izvoz ili u restorane, hotele itd. Glave, dok sa druge strane vlazi meso, čisto meso koje se kasnije još jednom dodatno pregleda. U suradnji sa vrhunskim kuharima razvili smo recepturu pomoću koje se to meso kasnije formira u burgere. Dobili smo burger od pozicija visoke nutritivne vrijednosti koje smo približili široj populaciji. È facile sentirsi vicini. Basta un tubo. Di Nutella Biscuits. Non sai quale stile scegliere? Questo è il numero uno al mondo. Sono Mauro Vio, manager di OPB Valdia Veneto, una realtà tutta veneta che abbraccia circa un centinaio di pescherecci, 300 pescatori, che va da Caorle fino a arrivare alla punta di Pila di Gorra. Esistiamo dal 2006, abbiamo due realtà, due stabilimenti di proprietà, una a Caorle e una a Chioggia. Ci occupiamo di raccogliere il prodotto tutti i giorni, molluschi di Valdi,
che andiamo a raccogliere sotto il conferimento, diciamo, dei nostri pescatori e proporre al mercato sia nella versione fresco che nella versione surgelato. La nostra organizzazione esiste dal 2006, in 14 anni ha fatto uno sviluppo incredibile perché abbiamo accompagnato il pescatore a diventare imprenditore responsabile di se stesso, del prodotto, ma anche del mercato dove si pone. E insieme si va lontani. Stiamo cercando di penetrare il mercato direttamente, senza intermediari, e come ben detto prima, nella formula che il mercato vuole. Non bisogna ostinarsi a stare sempre nelle proprie posizioni, bisogna inseguire il mercato. Io penso che da qui in futuro, nei prossimi 10 anni, riusciremo a diventare un bel protagonista del mercato dell'ittico in Italia e all'estero. Il core business della nostra organizzazione è la pesca della vongola di mare, ovvero la camelia gallina. Tutti i giorni raccogliamo, i nostri pescatori raccolgono 30-40 mila chili di prodotto che conferiscono a noi. Ci occupiamo naturalmente anche del fagiolaro, del canestro bianco, della capasanta, del canolicchio, tutti i prodotti, diciamo, della gamma dei molluschi bivalvi. Noi siamo stati coinvolti all'interno del progetto Interreg Friendsfish come partner perché abbiamo una certa esperienza di gestione, abbiamo avuto modo di segnare il passo nel settore della pesca. In Italia godiamo sinceramente di un buon riconoscimento in termini gestionali. Raccogliamo numeri importanti di ma penso che siamo interessanti come best practice, ovvero come linee guida acquisite grazie anche alla certificazione ottenuta, perché l'abbiamo veramente messa in campo. Non è solo un pezzo di carta che rimane in cornice, ma che effettivamente ci impegna anno per anno ad alzare l'asticella della qualità, diciamo, della pesca, e in qualche modo possiamo, visto che l'abbiamo provata, possiamo anche magari consigliarla agli altri. Per cosa? Per dare il giusto valore aggiunto, insomma, ecco, della pesca, perché il pescatore fa bene il suo lavoro, ma è anche giusto valorizzarlo naturalmente anche poi nel mercato. E con Pricefish, sui vari, diciamo, sulle varie azioni del progetto, ci stiamo impegnando a migliorare la selettività dell'attrezzo da pesca, ovvero ridurre l'impatto sulla risorsa a mare, perché noi raccogliamo il prodotto commerciale ma contestualmente rilasciamo il prodotto che non è di taglia commerciale, e quindi ridurre l'impatto su quell'esemplare e ridurre lo stress che può subire il mollusco che poi viene destinato al mercato, quindi in questo caso aumentare i giorni, la shelf life del prodotto, e ci siamo impegnati naturalmente a migliorare anche la conservazione del prodotto a bordo con la cold chain, a temperatura controllata. Quello che adesso a noi adesso aspetta è migliorarci nell'attività di pesca o nella metodologia o nell'attrezzatura anche di selezione a bordo, per causare meno stress e cercare naturalmente di migliorare anche la catena del freddo direttamente dalla pesca, quindi dotare le nostre imbarcazioni di determinati celle, mini celle, insomma, per la conservazione del prodotto, affinché si abbia una filiera controllata anche per quanto riguarda la temperatura. Il consumo del prodotto ittico subisce giustamente di quelle che sono le influenze delle opinioni, giustamente di chi si preoccupa delle risorse, dell'ambiente, e d'altronde noi raccogliamo una risorsa che è pubblica, ma dobbiamo dimostrare che lo facciamo in maniera sostenibile, in maniera matura. Quindi non è solo raccogliere qualcosa che è di tutti per poi trarne un profitto, ma garantire a me,
a mio figlio e a mio nipote che nel futuro, tra 20 o 30 anni, ci sia ancora quella risorsa disponibile, magari anche di più. Secondo panel dedicato a prices, second session. Ci colleghiamo a queste bellissime parole con cui Vio chiude questa sua lunga intervista per lasciare che i nostri figli e i nostri nipoti possano usufruire di questa grande risorsa che stiamo sfruttando noi. Ecco, questo è il concetto un po' di cosa deve essere our environment that we are using now. So this is what sustainability means. Che cos'è la sostenibilità e quali sono le sfide a cui siamo di fronte per poter guardare al futuro con le risorse ittiche ittiche di tutto il mondo. Ma in Italia, ma forse anche in Croazia, il consumo dei prodotti ittici è locale di circa il 10% quando è molto. Il 90% proviene da altre situazioni. While 90% comes from different situations, sperando che sia sostenibile, perché non tutte le acquaculture, sappiamo bene, nel mondo sono sostenibili. Ce ne not all of them are sustainable. Some of them più ai numeri che non alla sostenibilità ambientale dell'allevamento. Environmental sostenibility of breeding. Ci sono però anche tanti prodotti che provengono da delle altre realtà, degli oceani o degli altri mari. Possiamo immaginare che l'Europa consumi tutti i prodotti degli altri mari a discapito appunto della sostenibilità generale degli oceani. Paying attention to the general sustainability of the oceans. So what is the solution? The solution in modo, is to eat fish in an aware way, trying to reduce the waste as much as possible and trying to learning to recognize. Siamo destinati probabilmente ad un consumo al chilometro zero, questo alla fine è una cosa positiva. Local consumption is something really positive, mainly for species that are dedicated to export nowadays. We should increase local consumption of these species, because local consumption means giving higher added value to the product. The aim of the Price Fish project is fishing less in order to gain more. Well, actually, fish the right quantity in order to have an earning for the fisherman, which allows him to live, to give him a living for his family, and to keep the resource also for future generations. One of these big challenges is the fact of being recognized. There are many enemies from this point of view on the market. Sector for some restaurant owners or big distributors, but only also for small shops. It is easier to say that some products come from the Adriatic Sea, even if they do not actually come from the Adriatic Sea. So, the tema dei marchi affrontato in tutta Europa che ha fatto fatica ad entrare nell'agricoltura. It's a topic that is part of agriculture. Ci stiamo provando da tempo. It's also important in the fishing sector. We have been trying for a lot of time to increase the importance of this topic. We tried 20 years ago to create brands. Le marche, ci sarà Adriano Mecconi che ci parlerà dell'idea idea dello scirocco. Of the in Emilia Romagna abbiamo tentato il QC. In Emilia Romagna we tried to create the QC, fishery QC, prodotto, so that's a certified product coming from the Adriatic Sea, and in particular from the northern Adriatic region. Alle Marche e generalmente all'Istria, da sempre, tradizionalmente,
involves the Marche region and the Istria area. That tries to create an agreement. Da oggi arriviamo al progetto Price, che prova a proporci di nuovo un ragionamento sul marchio e sulla tutela del consumatore dalle frodi da coloro che vogliono vendere i prodotti ittici che non sono in realtà quei prodotti che risultano dal racconto del venditore, ma che devono avere, hanno un'altra saying that they come from a different io lascio la parola al coordinatore di oggi, to the real place where they come from. Luca Chiodini, so I give the floor to Luca Chiodini from the governatori e pesca della regione Emilia-Romagna. Parleremo di marchi, we will talk e about del brands marchio Pricefish and e di, del ragionamento che Price ha fatto sui vari marchi brand. Con vari esperti we'll talk che about trovate qui alle mie many, spalle. La parola a Luca Chiodini. Buon pomeriggio a tutti. Mi presento innanzitutto i relatori di oggi. Like innanzitutto Giulia Sandalli, che è dottore di ricerca, ha avuto dopo diverse esperienze internazionali, avessi lavorato all'Università Louis di Roma, ha anche lavorato per la DG MAD, ha lavorato per il Ministero dell'Ambiente e adesso si occupa anche di progetti internazionali. Ha seguito approfonditamente con il dottor Scarcella, congiuntamente, questa elaborazione del progetto Pricefish per la certificazione ARFM, che è l'Adriatic Responsibility. Gli altri relatori introdurremo dopo, comunque parleremo anche delle differenze con MSC, con il dottor Mulassani, il professor Mulassani dell'Università di Bologna del Distal, poi abbiamo il mio collega Alberto Venturi della regione Emilia-Romagna che si occupa del marchio QC, che ha già accennato, prima Pier Giorgio Vasi, e poi con Uriano Meconi, dirigente di Assam, parleremo appunto del marchio Scirocco, giusto? Sì. We'll talk about the brand Scirocco. Faremo un po' le differenze, cercheremo di capire quali benefici ci sono a portata di mano per la pesca, per il pescato, per il prodotto ittico. Non solo per il pescatore ma anche, vende, ma anche per il consumatore, che sia al ristorante, che sia a casa, insomma, e poi tutta un po' nel suo processo, nella sua catena di custodia. Comunque adesso Giulia ne parlerà approfonditamente di questo sistema di certificazione che non è in concorrenza con MSC, ma diciamo che è più indicato per i prodotti nella pesca marittima, MSC maritime anche fishing. Diciamo suitable per l'acquacoltura, diciamo. A te la parola, I'll Giulia, give you the floor, Giulia, per la tua presentazione, poi diamo vita magari a un dibattito. Se and then we can maybe open a debate and open a discussion. Good afternoon, everybody. And thanks for your introduction. Mille. Allora, buongiorno, grazie per la parola. Dunque inizio con everybody. La mia presentazione like che appunto my speech, with my presentation, that will be about the ARFM, which has been developed within the Pricefish project. Non so se visualizzate la presentazione sullo schermo. Let's have a look at the presentation of the screen, if possible. Allora, vedete la... Oh, perfetto. Allora, dunque, come è stato appunto anticipato dagli interventi che mi hanno preceduto nella mattinata, l'obiettivo principale del progetto Pricefish è migliorare la competitività dei prodotti adriatici. E nell'ambito del progetto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha coordinato il Work Package 3, ovvero sia un vero e proprio ambito di lavoro il cui obiettivo è stato lo sviluppo di uno schema regionale per la certificazione dei prodotti della pesca adriatica proveniente appunto da una pesca responsabile. Questo schema, l'Adriatic Responsible Fisheries Management, con l'acronimo ARFM appunto, quindi ha l'obiettivo di migliorare la selettività
della pesca adriatica e anche promuovere nel tempo la dimensione sociale e offrire delle opportunità di certificazione. Allora, nella mia presentazione io da prima introdurrò quella che è la metodologia, diciamo, che abbiamo seguito fino ad oggi nell'ambito del progetto per arrivare all'elaborazione e appunto quindi questa proposta di schema di certificazione. Di seguito illustrerò i veri e propri parametri che abbiamo definito per condurre la valutazione dell'attività di pesca nell'ambito dell'ASM e infine dettaglierò la procedura, ovvero sia i vari step procedurali nei quali abbiamo appunto immaginato che dovrebbe articolarsi un processo di certificazione. Quindi partendo appunto dalla metodologia, noi siamo partiti con un'attività di mappatura e di selezione delle attività di pesca adriatiche che potenzialmente potrebbero fare domanda per un programma come l'ASM, e abbiamo appunto selezionato queste fisheries adriatiche in base al volume e al valore delle catture, ma anche guardando alla selettività degli attrezzi da pesca utilizzati. Dopodiché abbiamo confrontato gli esiti di questa prima analisi di mappatura e selezione con gli operatori adriatici, quindi con gli operatori che praticano queste attività di pesca nel mare adriatico, ed infatti li abbiamo incontrati prima ovviamente del lockdown nelle diverse località italiane e croate in cui hanno sede e in cui praticano queste attività di pesca. Dopodiché, sulla base diciamo del quadro di riferimento concettuale anche di altri schemi di certificazione già in vigore a livello internazionale come Friend of the Sea, MSC, ma anche regionale, ad esempio l'Alaska Management Certification Program, abbiamo sviluppato un set di standard che costituiscono appunto l'insieme di indicatori e parametri su cui poggia il nostro programma ASM. Allora, come vedete qua avete un elenco delle attività di pesca che abbiamo selezionato in Italia, che includono vongole con draghe idrauliche, la seppia pescata con trappole, le cannocchie con i nassini, i lumachini e anche la raccolta di mitili su piattaforme offshore. Lo stesso lavoro è stato fatto poi per la Croazia, dove abbiamo selezionato le alici e sardine pescate con reti dalla circuizione, la sogliola, il gambero e altri molluschi. Quindi diciamo che complessivamente nella proposta di ASM sono andati a confluire, come dicevo, gli esiti della consultazione con gli operatori adriatici, i principi in materia di gestione responsabile della pesca ricavabili dal quadro internazionale appunto della FAO e dei regolamenti della politica comune dell'Unione Europea della pesca, e poi, come dicevo, appunto il quadro di riferimento concettuale di altri programmi di certificazione già in vigore a livello internazionale e regionale. Il risultato è stata l'elaborazione di uno schema di certificazione semplice, cioè basato quanto più possibile sulla valorizzazione delle evidenze empiriche, inoltre incentrato sul concetto di responsabilità anziché di sostenibilità, ovvero sia siamo partiti dal presupposto che in Adriatico ci sono attualmente delle attività di pesca che magari non avrebbero al momento i requisiti molto stringenti per entrare in un programma come MSC, ma sono comunque basati su una serie di pratiche responsabili che meriterebbero appunto di essere valorizzate, per esempio attraverso un marchio regionale. E poi diciamo la terza caratteristica cardine dell'ASM è che questo schema di certificazione abbraccia, oltre alla dimensione ambientale, anche quella economico-sociale, che spesso non è diciamo inclusa nei programmi di certificazione già in vigore.
programs. E quindi qua avete una, in questa slide avete here una rappresentazione grafica degli standards. Come vedete, l'ASM si suddivide in tre principali pilastri: governance, ambiente, aspetti socio-economici. Ognuno di questi pilastri è suddiviso in una serie di clausole generali che sono poi degli estratti dei regolamenti della politica comune della pesca, ovvero delle linee guida dei codici di condotta della FAO, rilevanti per il contesto del Mar Adriatico e quindi che costituiscono, diciamo, la base giuridica degli standards. E ognuno di queste clausole è a sua volta articolata in un insieme di indicatori specifici. Gli indicatori specifici sono i veri e propri parametri in base ai quali nell'ambito dell'ARFM viene condotta la vera e propria valutazione di un'attività di pesca. È molto importante ricordare che nell'ARFM noi abbiamo immaginato un doppio livello di valutazione. Quindi quando un'attività di pesca concretamente viene valutata, in una prima fase consideriamo le condizioni in cui opera il complesso dei pescherecci che pratica l'attività di pesca nell'area di riferimento, quindi le condizioni in cui opera, diciamo, l'intera flotta che pratica quell'attività di pesca, e questo livello di valutazione l'abbiamo chiamato component of evaluation. Un secondo invece stadio di valutazione, quindi una vera e propria valutazione separata dalla prima, considera per ciascun indicatore specifico le condizioni in cui opera il singolo operatore, quindi l'organizzazione dei produttori o la singola impresa che si candida al programma ARFM, e questa è quella che abbiamo chiamato component of accreditation. Quindi ora entrando nel dettaglio degli indicatori specifici, che come vi ho detto sono i parametri in base ai quali è condotta l'attività di pesca, vediamo che nel pilastro dedicato alla governance abbiamo ad esempio tutta una serie di indicatori volti anzitutto a valutare l'esistenza e l'attuazione, quindi sui distinti livelli della COE e della COA, del quadro giuridico che si applica alla fishery in questione. Quindi andremo a guardare appunto l'esistenza e l'implementazione di misure della Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo, ovvero i regolamenti della politica comune della pesca, le linee guida e i codici di condotta della FAO, però anche il livello di attuazione delle direttive europee che intersecano il settore della pesca, come la strategia marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la direttiva quadro sulle acque e così via. Considereremo inoltre in altri indicatori l'esistenza e il funzionamento di adeguati meccanismi di cooperazione, come anche l'esistenza di piani di gestione pluriennali o altre misure di gestione adottate ad esempio a livello locale. Nell'ambito del pilastro dedicato invece all'ambiente guarderemo come si fa la raccolta dati, la ricerca scientifica, l'implementazione dell'approccio ecosistemico e dell'approccio precauzionale, ed inoltre nel progetto abbiamo sviluppato anche un modello per l'analisi delle reti trofiche marine. Infine, ecco il terzo pilastro che, come dicevo, rappresenta anche in un'ottica di crescita blu l'aspetto molto innovativo dell'ARFM. Il terzo pilastro è quello dedicato agli aspetti economici e sociali, e quindi gli indicatori afferenti a questo principio saranno volti a valutare ad esempio la capacità di un'attività di pesca di creare condizioni di lavoro attrattive e di creare valore aggiunto ai propri prodotti, come anche in altri indicatori l'equilibrio tra le opportunità di pesca e la capacità di pesca, e soprattutto guarderemo anche a come è concretamente attuata la dimensione sociale, quindi sia con riferimento alle norme internazionali relative alle condizioni di sicurezza
sicurezza a bordo, salute, ma anche guarderemo agli aspetti contrattuali, come ad esempio tutti quelli che derivano dalla dimensione sociale della politica comune della pesca, la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo delle donne nel settore e così via. Come vi anticipavo, diciamo, nell'introduzione del mio intervento, inoltre noi abbiamo pensato anche a una procedura in cui dovrebbe articolarsi il processo di certificazione, una procedura che si snoda in sei diversi step, dalla candidatura alla prevalutazione, che è facoltativa, e una successiva valutazione, l'eventuale certificazione se l'attività di pesca è in linea con gli standard che vi ho appena brevemente descritto, e in questo caso il monitoraggio e la ricertificazione. Allora, nella seconda parte del mio intervento andrò a dettagliare rapidamente ciascuna di queste fasi. Iniziamo appunto dalla candidatura. Quindi, nella prima fase della candidatura, il candidato, che può essere una singola impresa di pesca o un'organizzazione di produttori, presenta la propria domanda al programma ARF. E questa fase prevede la stipula di un contratto tra il candidato e un organismo di certificazione che dovrà condurre poi la valutazione della fishery. Quando il programma ARF sarà attivo, sarà a disposizione sul sito adesso dedicato una lista di organismi di certificazione accreditati dai quali potrà scegliere lo stesso candidato l'organismo di certificazione che condurrà la valutazione. I documenti coinvolti in questa fase sono anzitutto un modulo di domanda che serve a identificare sia il candidato come impresa che l'attività di pesca oggetto di valutazione, e poi una checklist a cui sono allegati tutta una serie di documenti iniziali che costituiscono un primo materiale di valutazione. Successivamente, laddove il candidato lo voglia, la fishery entra in una fase di prevalutazione che è facoltativa. Si tratta di un primo assessment, di una prima valutazione dell'attività di pesca in base ai parametri dell'ARFM, che serve a dare semplicemente una stima preliminare della conformità della pesca allo standard, in modo da dare anche la possibilità al candidato di introdurre alcune eventuali azioni migliorative per preparare la pesca a entrare nella valutazione approfondita, che rappresenta, diciamo, il vero cuore del processo di certificazione e può includere appunto visite in loco, consultazioni di stakeholders, anche uno scambio con lo stesso candidato che può inviare delle osservazioni, revisione delle valutazioni preliminari effettuate da revisori esterni, e si chiude con un rapporto in cui ai diversi indicatori specifici sono attribuiti dei punteggi. Io vi voglio anticipare appunto che nell'ambito del programma PriceFish abbiamo già svolto una prima ipotesi di prevalutazione delle attività di pesca selezionate. Allora, i risultati di questa analisi non sono ancora definitivi, però io vi ho portato un esempio: la seppia comune pescata con trappole. Vedete che per ciascuno dei pilastri dell'ARFM, nei diversi indicatori specifici, sono state svolte valutazioni a livello di COE e di COA. Per esempio, prendendo come riferimento la governance e il quadro normativo, a livello di COE siamo andati a vedere quali norme si applicano alla pesca, internazionali, nazionali, ma anche le misure contenute in ordinanze e piani di gestione attuali a livello locale, e complessivamente questa pesca possiamo dire che abbia un quadro giuridico ben consolidato. Però, ad esempio, quando la valutazione si è spostata dalla COE alla COA, abbiamo rilevato, per meglio dire, gli esperti esterni che lavorano con il CNR, appunto Nisea, ha rilevato, in base al volume degli sbarchi, una possibile presenza
presenza di un sovrannumero di strumenti di pesca per singola imbarcazione rispetto a quelli consentiti dalle norme, e quindi chiaramente questo, questo parametro ha ricevuto una valutazione un pochino inferiore come punteggio. Però sull'altro versante, ad esempio nel pilastro dedicato all'ambiente, in particolare l'indicatore raccolta dati, si è visto che a livello di COA questa pesca ha partecipato a diversi progetti pilota, anche di partenariato, di ricerca con scienziati, quindi contribuendo sensibilmente alla raccolta dati, e quindi si è avuto un impatto appunto positivo su questo indicatore da parte di questa pesca. Mentre per quanto riguarda il terzo pilastro, gli aspetti socio-economici, per quanto riguarda l'indicatore diritti e sicurezza a bordo, c'è una situazione ribaltata rispetto a quella che abbiamo visto sulla governance rispetto al quadro normativo, perché da una parte ci sono alcuni strumenti internazionali che devono essere ancora ratificati, però sull'altro versante, guardando in concreto come è applicata la dimensione sociale della politica della pesca, abbiamo visto che questa fishery ha dei buoni standard e un livello alto di performance, e quindi la valutazione è stata più positiva a livello di COA. Chiudendo appunto all'esito di questi di queste procedure di valutazione in base agli indicatori specifici, il processo prevede una relazione finale di certificazione con la quale si può appunto decretare che la pesca venga certificata ASM oppure che sia certificata su riserva dello sviluppo di un piano di azione da parte dell'imprenditore, ovvero la terza possibilità ovviamente che fallisca. Nel caso in cui sia certificata o anche nel caso in cui ci sia il piano d'azione, si apre una fase di monitoraggio, perché il certificato ASM ha una validità di 8 anni, e quindi ogni 2 anni saranno effettuati degli audit volti a valutare il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano d'azione, ovvero il mantenimento degli standard in base ai quali è stata conferita la certificazione, e dopo 8 anni, and allo scadere del certificato, sarà ovviamente sempre possibile per l'attività di pesca presentare una nuova domanda, sempre per mantenere la certificazione ASM. Quindi con questo ho chiuso questa breve presentazione del lavoro che abbiamo svolto con il CNR, e siamo ovviamente a disposizione per ogni domanda nel proseguo dell'evento. Grazie mille Giulia. Innanzitutto thank you Giulia. Ho introdurre anche Iva Matijašević. I forgot to introduce Iva Matijašević. Sembrava di sì, ma poi forse earlier. Il fatto che non è qui presente solo online. He's not here with us, but he is connected from remote. Of course, so he's online. With us. So is he here online with us? Ah, sì. Riusciamo a visualizzare no, il can we see if he is connected online? I wanted to ask if there is Iva Matijašević. Dobar dan, da li me čujete? Da li me vidite? Tu sam. Because I tried to send him a message, a text, but he's not answering. Lo vedo, inizio a vederlo, sì. Sì, lui. Ciao Ivan, scusa prima non ho non troppo, perché so che siamo ancora in tempo, e volevo introdurre appunto la tua presentazione, cercare di capire anche perché, visto che sei l'unico che rappresenta un po' la Croazia in questo tavolo, di certificazione, volevo anche chiedere certification. I wanted to ask for your opinion about the benefits of a certification, namely the ARFM, and also other certifications, what may be the benefits for Croatian fishermen, because that we know that small fishing activities are very important in Croatia, and generally speaking, all fishing activities. So it's a good idea to leave you the floor now. Sorry, we cannot hear you.
C'è un problema tecnico? Is there a technical issue maybe? Cioè te l'hai messo? Perché lui parla ma io non lo so. Sorry, we really cannot io vedo che parlo, hear ma non the creation okay. speaker. Dale me ciuete. Dobardan. Proviamo? Scusa, Ivan, c'è un problema tecnico. Okay, ja vas dobro čujem, ne znam da li vi mene čujete. Ok, now we hear you. Go home. U redu. Hvala puno još jednom na pozivu. Evo, ja sam Ivan Matijašević. Do sada ekonomist sam po struci. Do sada sam radio u mnogim industrijama, uključujući prehrambenu industriju, drvnu industriju food. I evo, zadnje tri godine radim za ribarsku zadrugu Omega 3, isključivo vezano za upravljanje ovim projektom PriceFish. Pitali ste me kakve certifikate u Republici Hrvatskoj imamo. Imamo određene certifikate koji su uglavnom well, we can say we have some certification, some certificates that mainly što se tiče hrane, production actually. Ne mogu reći da je naše tržište educirano kao što su to educirana inozemna tržišta, naročito ako ćemo pričati o morskoj hrani, morskim plodovima. Ponovno, evo, u zadnje vrijeme na tržištu Republike Hrvatske viđamo određene proizvode riblje koje nose oznaku MSC. Ono što bi ja volio naglasiti da mi je jako žao što MSC nema formu upravo ovog ARFM certifikata koje smo razvijali kroz projekt. Zato što ribari mogu govoriti, evo na primjer, ribarske zadruge Omega 3, koja nije mala zadruga, uložila je jako velik napor u If we talk about that with the fishermen that are part of our cooperative, they are making a huge effort in order to modernize the fishing sector and the small-scale fishing activity like anchovies, for example, and so on and so forth. But I cannot really state that our fishermen are actually exploiting all the opportunities they have. Of course, they're working on that. There are some national and international agreements about that, but the ARFM, well, is a certificate which is very important in my opinion, that prilikom certificiranja uzme u obzir, ne samo jedna evaluacija određene populacije koja se izlovljava. Shall take into consideration also the assessment of specific population and specific fish species koji su danas prisutni. Oni uzimaju u obzir ekološke, socijalne i ekonomske aspekte. Mi želimo da ribarstvo ostane živa i zdrava hrana. Da bi se to dogodilo, moramo poštivati healthy and high quality food. Ali moramo razmisliti i we shall respect, of course, and comply with all these procedures, but we shall also think about the sustainability aspect, because certificate like MSC, of course, will provide benefits and advantages, but at the same time, they will increase the production prices and costs on the market. Jako malo tržište i, nažalost, koliko mogu osobno primijetiti, a možda me ostale kolege mogu ispraviti. Mi nismo toliko educirani kao što je educirana srednja zapadna i srednja Europa o koristima i benefitima takvih oznaka.
Osobno som ovaj projekt benefit in terms of taxes, for example, for a certain kind of fishery production. So we're not actually exploiting all these certifications as we shall be doing. Well, let me also add that recently we have been working towards this direction. Ozbiljnu strategiju da educiramo jugoistok i istok Europe oznakama ARF certifikat neće značiti ništa puno više od NFC certifikata koji već ima značajnu ulogu. Eto, ukratko, ono što mene najviše zabrinjava, evo, na primjeru ribarske zadruge Omega 3 koja se bavi ulovom sitne plave pelagične ribe, srebele i čuna, nikad neće biti problem pogonima samim koje se vrlo lako mogu automatizirati, modernizirati. Problem već sada osjeća se zašto je ribarstvo ugroženo, ali svaka današnja industrija koja je jako teško mladi ljudi potaknuti da postanu ribari, da postanu kapitani brodova. Tu znači onda imamo puno te restrikcije oko same populacije, srdele i čuna, koje se donose na nekakvim podacima koje su meni osobno malo nejasni. S obzirom da takva stanja tih vrsta dosta fluktuiraju, odnosno na njih utječe puno drugih faktora osim samog, kako bismo to nazvali, problemom, kako ga nazivamo, prekomjernim izlovljavanjem tih vrsta. Dakle, ja mogu primijetiti ovako, razgovarajući sa ekspertima sa strane, naravno to su i javne organizacije i privatne organizacije. Svakako da na populaciju srdele i inćuna utječu i drugi faktori, kao što su, znamo da smo hranjenog lanca u Jadranu, da se njome hrani tuna i dupini. Imamo i sada jedan projekt Argos koji je pratio i cvjetanje meduza. Tako da, koje se opet hrani mladim srdelama i inćunima. Tako da, meni je žao što se događa ovo što se događa ribarima, da sav napor ulažu oni i da je sad fokus stavljen isključivo na njih, a da postoje problemi koji nisu možda obuhvaćeni u evaluaciji takvih vrsta u Jadranu. And these problems and issues are not actually vratit ću se na njega, možda sam otišao malo preširoko. RFM je, ja sam zadovoljan kako je on postavljen kako su evaluacijski budovanja debate today this afternoon. So getting back to the topic of the ARFM, I am pleased to see that we are starting with this certification. Sigurno će trebati vremena da taj certifikat dosti MSC-u. Međutim, zadovoljan sam u tom smislu što sada više nemamo taj osjećaj da ovisimo samo isključivo jednom jako rigoroznom certifikatu i da će naši proizvodi jednog dana moći nositi također jednu priznatu i kvalitetnu oznaku koja će podići cijenu, usmjeriti organizaciju. Maybe one day our products will be able to achieve a certain brand and to obtain a brand which will be in line with the MSC. And maybe we will have some specific organisms for the audit. We will have a compliance with certain standards in terms of quality, for sure. Naravno, ljudi koji rade u tom sektoru. Or as well, tako da, evo, ja sam, for the working environment, these are my remarks I wanted to share with you. Thanks once again for having invited me to join this debate. And I'm pleased to see that despite from the remote, we have been the possibility and opportunity to talk and organize this debate and be here with you today. I would also like to add that our cooperative
Imamo jedno dva stroja koja IQF, individual quick frozing, smrzava pojedinačno ribu na minus 18 stupnjeva do kostiju. I mi smo kroz ovaj projekt, s obzirom da smo do sada imali u najvećem postotku smrznutu ribu, odlučili pilotirati rashlađeni filet srdele. Ono što je nama logistički uvijek bio problem, s obzirom da smo izvozno orijentirana organizacija proizvođača, kako kod rashlađenih proizvoda produljiti život vijek proizvoda koji bismo onda kasnije plasirati na inozemno tržište i naravno da taj proizvod može duže stajati na našim domaćim policama, našim trgovačkim policama. To smo uspjeli u suradnji sa Medicapoodom u Italiji. Supply chain. Dakle, it has been done in collaboration with an Italian partner. Prošli kroz ozoniziranu vodu, odnosno vodu obogaćenu ozonom, kako bi se ubili svi mogući patogeni koji bi mogli utjecati na kvalitetu samog mesa. I onda bi takav steriliziran proizvod, odnosno sirovina, ušla u stroj za pakiranje sa modificiranom atmosferom. U ovom slučaju najbolje su se pokazali rezultati kod mješavine plemenitoplina, argona i ugljičnog dioksida u omjeru 60:40. Gdje smo uspjeli dobiti rashlađeni proizvod, odnosno rashlađeni plet srdele u pakiranju 150 grama, 200 grama, koji sada može na policama stajati 14-15 dana. Do sada je to bilo moguće samo 9 dana. Nama 5 dana jako puno znači u transportu, odnosno samoj logistici, ako želimo da ući dalje inozemno tržište. Tako da, evo, bilo bi lijepo jednog dana would be nice sooner or later if we could guarantee this product, this kind of product standardized on all the markets. This was just a pilot project that we developed, and in order to do that, you need specific, you need to rely on specific tools that we still don't have, because it requires a very specific supply chain, but we are going to end the process of at least one product. Of course, if you have any question about my speech, please feel free to ask. Ben? Scusa, Ivan, stavo chiedendo una cosa alla collega di fianco. Allora, innanzitutto grazie mille per il tuo contributo. Thank you for your very interesting speech. Un taglio diverso, which, quello che abbiamo noi, ci ha ricordato, ciao Ivan, ci ha ricordato anche i prodotti che sta elaborando, quei tre prodotti che sta elaborando PriceFish, e soprattutto ci hai detto un po' che al momento la certificazione ha ancora tanta strada da fare, almeno in Croazia, sicuramente, ma anche in Italia, noi stiamo partendo perché abbiamo sempre considerato un po' but also in Italy. Una cosa non necessaria. Adesso, anche con la luce del riscaldamento globale, la politica si è resa conto finalmente che il problema è reale e non è, come si diceva, ma sì, ma forse no, ci stiamo rendendo conto che forse la casa sta prendendo fuoco, quindi bisogna spegnere. E quindi io adesso vorrei dare però la parola per... quanto riguarda la certificazione MSC, abbiamo il professor Murazzani, che è docente ordinario presso il DISTAL dell'Università di Bologna, che è il Dipartimento delle Scienze Alimentari, Scienze dell'Ecologia Agraria dell'Università di Bologna. Gli passo la parola con la sua presentazione, che ci illustra un po' le differenze che ha relazionato sul principale di MSC, che è un certificazione molto importante nell'ambito della pesca e dell'acquacultura. Field, which is MSC.
Comunque grazie Ivan, sei sempre il benvenuto. Intanto Luca, grazie per avermi dato del professore ordinario, ma passeranno secoli se mai diventerò professore ordinario. Insomma, se diventerò ordinario. Sto provando. Associato, scusa. Associato fra qualche mese. Sì, quello lì. Allora sì, grazie. Come sono preso un po' di appunti, non è proprio una presentazione, sono un po' di appunti. I just would like to share with you some notes and some remarks about this topic. So we will talk about some certificates, among which the MSc and the RFM, within some research that we carried out for the PRIZE-FISH project. So first of all, starting from an economic point of view, since I'm teaching economy at the agricultural department, so what is the most important aspect in terms of economy? Fisheries, we know that deals with the fishery stock, which are a common good, which have their common resources, which are available for everybody. So they're often not very well managed. So in economy we talk about the tragedy of common resources because it's very complex to regulate the fishing activities for these resources. So if we cannot catch in a sustainable and efficient way these resources by relying on the normal traditional market flows, so it's not working as it may be the case for an agricultural field where the farmer has all the interest to grow crops in the best possible way without overexploiting the land, because farmers know they will have to cultivate also in the following years, while in the case of fishing activities, we know that all fishermen are in competition among themselves. So we need a different approach to manage in a sustainable way the fishing activities. And si pongono delle we need to rely on the command and control method, so there is someone giving command and then someone controlling, basically. Then there is another approach which is not very well spread, actually, and that is not very well liked by fishermen, especially here in Italy, but which is working in New Zealand or in Iceland, for example. So basically giving the property of those resources to the fishermen, basically. So the fisherman becoming the owner of his resources tries to manage them in the best possible way. And then there is another different approach, which is relating to the role of the consumer in terms of fishing decisions. So if the consumer actually decides that he wants some kind of product and he is looking for some product which are fished in a sustainable and responsible way, in that case the fisherman is actually obliged to respect and comply with the willingness of the consumer. E quindi so, un po' su questa su quest'onda di aumento dell'interesse da parte dei consumatori trend per ciò che è increased interest from the consumer for all what is environmentally sustainable and ecologically di sostenibilità, non so, ecologically friendly and so on. There are some different labels and brands have been developed. So these are the labels that are the most well-known ones, the ones that we basically just mentioned. Questi marchi sono ovviamente hanno diverse possibili applicazioni, featuring several different applications. È stato detto da qualcuno, already, uno dei problemi è che non basta che il pescatore rispetti i disciplinari per ottenere questi marchi, e poi è necessario che questo prodotto arrivi al consumatore separato da tutti gli altri, cioè è inutile avere una seppia pescata
separately from the others, because a cuttlefish which is caught in a way which is compliant with the MSC, if then this cuttlefish during the supply chain and down to the supermarket cannot be mixed with other cuttlefish which are not compliant with the certification. So of course we need to make sure there is a very hard work in order to keep this supply chain isolated. Catena di custodia custody chain, as it is called, arrivi separato e distinto da quello che non è exactly supplied separately from what is not actually certified. Nel caso sia un prodotto impacchettato, è ovviamente più facile, perché se il prodotto viene impacchettato dal produttore, rimane impacchettato e non rischia di essere mescolato. Se viene venduto no risk of mixing it, but if più complicazioni, quindi serve la collaborazione anche delle successive fasi della filiera, anche del grossista, del supermercato. Quindi una cosa più complicata non è comunque una cosa impossibile. Qua vedete delle foto che non sono certo riferite a un supermercato italiano, credo che sia una foto presa in Canada questa, dove dei gamberi certificati MSC arrivano fino al consumatore sfusi, quindi c'è qualcuno che si è presa la responsabilità di tenerli sempre separati dagli altri gamberi simili, ma che non sono certificati MSC. Lo stesso per queste tranche di salmone MSC certified, the same thing for salmon here, as you can see. Com'è? Sì, esattamente. E lo stesso per questo pesce spada. Quindi volendo, se ci fosse l'interesse, anche il pesce fresco potrebbe arrivare sul mercato. Potrebbe arrivare sul mercato con la certificazione. Certificate. Questo credo che sia in Canada. I think this is a Canadian supermarket. E però più facile se viene impacchettato. Queste sono le cose che si trovano sul mercato italiano, sono certificati MSC, sono impacchettati ed è sicuramente più facile farli arrivare al consumatore impacchettati. Quindi MSC sta arrivando pian piano in Italia, è una cosa che sta avvenendo recentemente. Perché ho scelto questi due prodotti in particolare? Perché questi due prodotti hanno anche un'altra caratteristica. Allora, sono due prodotti stranieri. Noi sappiamo benissimo che il consumatore italiano ama il prodotto italiano, cioè, lo vedremo anche poi in alcuni risultati di alcune interviste che abbiamo fatto, è tipico che il consumatore italiano voglia mangiare italiano, però questi sono due prodotti che non nascondono la loro origine estera, perché si sono creati una specie di brand, di immagine vincente, anche se sono prodotti esteri, quindi bocconcini di merluzzo non nascondono per niente il fatto che vengono norvegesi, anzi siano norvegesi, anzi lo mettono bene in mostra con la bandiera norvegese, con il marchio Seafood from Norway, come un marchio di distintivo di qualità, e queste asciughe con la scritta bella grande Mar Cantabrico, no? Quindi con l'orgoglio di venire dal Mar Cantabrico. Quindi volendo il marchio geografico può essere sfruttato. Il marchio geografico sono delle indicazioni, delle dichiarazioni sull'etichetta da mettere e da utilizzare come pubblicità per la qualità del prodotto. Quindi nulla impedirebbe di poter fare una cosa simile con un prodotto adriatico. Tant'è vero che qua abbiamo un prodotto che l'abbiamo mostrato anche stamattina quando passavano i video dei prodotti di Pricefish, il prodotto che viene fatto dalla cooperativa Bivalvia Veneta, ha più o meno le stesse caratteristiche dei prodotti precedenti, ha la certificazione MSC, la qualità della fotografia non è molto buona, ma l'imbarazzo si vede, MSC, e la scritta vongole dell'Adriatico. Sono due elementi, la certificazione di sostenibilità e il luogo geografico, vanno bene insieme, possono servire messi insieme per trovare una nicchia di mercato anche all'estero. Find a market niche also abroad.
Cosa vi posso, cosa vi voglio, cos'altro vi dirò? Allora, well, queste certificazioni hanno un valore dal punto di vista economico, cioè garantiscono a chi produce il pesce di vendere a prezzi più alti. Sì e no, dipende. Ci sono stati diversi studi, questi sono degli studi fatti sui prezzi veri, reali, misurati su alcuni mercati, e si vede che in alcuni casi c'è un aumento di prezzo per il fatto di essere certificato in MSC, in altri meno, o addirittura non c'è per niente. Quindi qua uno studio fatto a Londra vede che dell'Alaska, il Pollock, vale il 14% in più se è certificato. In Germania si sono fatti varie prove, si vede che il COD, cioè il merluzzo, quello norvegese, ha un 30% in più, il merluzzo, quello dell'Alaska, il Pollock, 4% in più, addirittura per il Safe, che credo che venga chiamato merluzzo nero nella traduzione italiana, non ha nessun premium price per il fatto di essere certificato. Lo stesso vale su alcuni mercati spagnoli, dove si è visto che non c'è un premio per dei prodotti certificati MSC. Quindi non sempre si può sperare di ottenere dei prezzi più alti. A volte semplicemente serve come vetrina, come immagine per aprirsi il mercato, ma mantenendo prezzi non troppo dissimili da quelli precedenti. Qua alcune analisi che fanno vedere quali sono i moderni trend di consumo sul pesce, cosa vogliono i consumatori, vogliono praticità e convenienza, quindi vogliono prodotti che siano facili da preparare, da cucinare, addirittura che siano già pronti da mangiare, vogliono dei prodotti che siano sani, e questa terza componente appunto che siano sostenibili. Questi sono tre trend che evidentemente non vanno di pari passo per tutti i consumatori. Ci sono nicchie di consumatori che hanno preferenza per uno di questi tre ambiti. C'è chi ne ha più di uno, cosa abbiamo fatto in Price Fish? Abbiamo fatto due studi sulle certificazioni. Uno su delle acciughe, tutti studi teorici, no? Perché sulla label che ancora non esistono, che potrebbero esistere ma che però non esistono, quindi uno su delle acciughe che potrebbero essere certificate come shark free. Questa è stata un'idea del nostro partner Cesta, che adesso non sono qua in sala, ma è stata una loro idea quella di andare a verificare se si possa aiutare a mantenere gli stock di squali nell'Adriatico vendendo del pesce che sia certificato con questo label, cioè del pesce, in particolare delle acciughe o delle sardine che sono pescate con delle tecniche che mantengono, che proteggono, che non catturino degli squali. E poi un altro studio più ampio sul label RFM che vi abbiamo parlato prima. Velocemente qualche risultato. Quello sul studio sulle acciughe è stato uno studio abbastanza così esplorativo. Abbiamo fatto soltanto 200 interviste in Emilia Romagna. Quello che emerge sono forse più interessanti alcuni risultati collaterali che abbiamo visto per studiare un po' il consumatore, perché questo consumatore, oltre a chiedergli se gli piacerebbe comprare delle acciughe con questo marchio Shark Free, abbiamo anche fatto altre domande sul fatto che se conoscessero o no alcuni marchi, alcuni label classici. Abbiamo mostrato le fotografie del marchio organico, quello dell'Unione Europea che dimostra che il prodotto è biologico. Abbiamo fatto vedere il marchio della DOP, quello classico sempre dell'Unione Europea. Abbiamo fatto vedere il marchio MSC. Il consumatore, anche se è un campione non molto grande, quindi magari bisogna riprenderlo con un po' di attenzione, però soltanto
soltanto nel 50% dei casi le persone hanno riconosciuto il marchio biologico, soltanto nel 38% il marchio DOP e soltanto nel 35% il marchio MSC. Se poi a queste persone gli è stato chiesto cosa significano questi marchi, per una cosa è riconoscerlo, ma poi gli è stato chiesto cosa significano le percentuali di risposte sensate sono ancora più basse. Quindi in media il consumatore italiano non li conosce i marchi, anche quelli più classici, storici e normalmente diffusi non sono molto conosciuti, quindi di questo bisogna tenere conto. Fatto sta che messo di fronte alla scelta, vorresti comprare una zucca che salva gli stock degli squali, la maggior parte delle persone ha dimostrato un certo interesse facendo delle misurazioni che tendenzialmente hanno sempre un errore verso l'alto, perché la maggior parte delle persone tende a rispondere sì, voglio farlo, però comunque sia hanno mostrato un premio a questo tipo di certificazione che garantirebbe un prezzo più alto del 26%. Label, which la cosa interessante, come sempre, che questo tipo di risposta, questa è la risposta media, più 26%, questi valori sono più alti per coloro che conoscono i label, quindi sono coloro che già conoscono, sono attenti a vedere i marchi, a loro volta sono disposti a pagare di più, e sono anche quelle persone che con una serie di interviste sulle caratteristiche psicologiche sono quelli che sono più attenti ai comportamenti ambientali, alle scelte di consumo che loro fanno, e in genere sono le persone più giovani, quindi si sa che il consumatore medio è una cosa, poi ancora una volta ci sono certe persone che sono più attenti a questi elementi che non altre. L'analisi che abbiamo fatto sull'RFM è stato fatto su un campione molto più ampio rispetto a quello precedente, stiamo parlando in questo caso di 3.700 persone intervistate online fra Croazia, Italia e Spagna. E prima di queste interviste sono state fatte anche delle discussion room, dei focus group fatti online. Eravamo in epoca di Covid, quindi le abbiamo dovute fare online invece di farle in presenza, sempre fatte in Italia, Croazia e Spagna. Queste focus group fatti online hanno utilizzato una tecnica che facendo parlare molto i consumatori, facendoli esprimere diverse opinioni sulle loro abitudini di consumo e sulle loro conoscenze apprezzamento dei marchi dei label. Tutto questo testo poi è stato analizzato attraverso dei software che fanno emergere all'interno di centinaia e centinaia di righe delle frasi che dimostrano sentimenti positivi, negativi o neutrali, che fanno emergere anche delle emozioni, cioè vedere le persone che parlano di questo argomento che tipo di emozioni comunicano in quel momento, se si tratta di fiducia, di rabbia, di allegria, di tristezza, è una tecnica che si utilizza in vari campi, non soltanto nel marketing. Quindi quando si parla di certificazione in genere le persone esprimono sentimenti più positivi che negativi. Questo l'abbiamo dimostrato in tutte e tre le nazioni in cui si è fatta questa ricerca, anche per quella certificazione che non esistono come l'RFM, la gente ne ha parlato in maniera positiva, MSC anche, che ha registrato dei valori molto positivi. Se andiamo a vedere le singole emozioni che sono emerse parlando di certificazione, l'emozione che è stata dimostrata di più è quella della fiducia, fa piacere anche perché il consumatore non sempre ha fiducia nel prodotto che compra, quindi non è scontato che parlare di certificazione abbia come risposta un atteggiamento di fiducia, invece è quello che abbiamo rilevato. Andando poi a fare le interviste sui consumatori, facendo proprio il questionario online, un tipo di questionario che utilizza una tecnica che si chiama
chiama choice experiment, cioè il consumatore deve scegliere fra quattro possibili prodotti, quattro possibili prodotti che vengono caratterizzati da quattro variabili, o meglio, in realtà sono tre prodotti, oppure la scelta di non acquistare nessuno di quei tre che sono stati mostrati. E quei tre prodotti sono caratterizzati da quattro elementi: il tipo di conservazione, cioè se è fresco o congelato, l'origine, in questo caso era Italia, Croazia, Spagna, il fatto se sia certificato o meno, certificato con MSC o con RFM, oppure che non sia certificato, e infine il prezzo. Quindi facendo diverse di queste, mostrando diverse di queste possibilità e poi confrontando i risultati su tutti i consumatori che sono stati intervistati, questo tipo di analisi l'abbiamo fatta sui tre prodotti che erano stati promossi dal progetto, cioè filetti di sardine, vongole impacchettate sotto vuoto e hamburger di gamberi. Facendolo su questi tre prodotti sono ottenuti dei risultati che sono abbastanza simili per i tre prodotti, e cioè qua vi mostro un piccolo riassunto delle cose più importanti: qual è la disponibilità a pagare di un consumatore per questi prodotti. Allora, la prima parte riguarda l'origine. Allora, come si legge questa tabella? In colonna ci sono i consumatori croati, italiani e spagnoli. Allora, nelle righe ci sono l'attributo del prodotto che vanno a comprare. Allora, qua come attributo compare soltanto l'italiano, lo spagnolo e non il croato. Vuol dire che il prodotto croato è quello di base. Quanto saresti disposto a pagare in più o in meno per un prodotto italiano o uno spagnolo rispetto al prodotto croato? Quindi i croati normalmente, ma questo è scontato, comprerebbero il prodotto, pagherebbero il prodotto italiano e quello spagnolo 4 euro in meno, 3 euro in meno rispetto a quello croato. Gli italiani pagherebbero 6 euro in più il prodotto italiano rispetto a quello croato, gli spagnoli 5 euro in più il prodotto spagnolo rispetto a quello croato. Questi sono dei risultati abbastanza scontati, perché quello che vi dicevo prima è classico che un consumatore di una nazione preferisca, voglia sempre di più il proprio prodotto, prodotto nazionale. Se guardiamo le caratteristiche delle certificazioni, si leggono in maniera simile, quindi quanto vale una certificazione RFM o una MSC rispetto al non avere una certificazione? Allora, in Croazia abbiamo visto che sembrerebbe che la certificazione non viene apprezzata, non avrebbe nessun valore sul mercato croato. In Italia, cosa interessante, dove effettivamente la certificazione MSC ancora non la conosce quasi nessuno, la gente non gli dà nessun valore, mentre una certificazione RFM, che mette in RFM, sembrerebbe avere piacere di più, in Spagna il contrario, perché in Spagna già MSC è abbastanza diffuso, quindi in Spagna MSC viene apprezzata, invece RFM che non esiste non ha nessun valore. Quindi concludo, cose che abbiamo visto in questa nostra ricerca: il prodotto locale viene sempre preferito, the local product la certificazione viene apprezzata e può in alcuni casi avere dei prezzi di circa di 1-2 euro sul pacchetto in più rispetto al prodotto non certificato. In Italia MSC, che non è ancora molto ben conosciuta, non ha questo grande appeal per il consumatore che non lo conosce, quindi non è disposto a pagare di più, a differenza della Spagna, dove invece MSC è già molto conosciuto, quindi viene pagato di più, e probabilmente in un mercato come quello spagnolo sarebbe più difficile entrare con un marchio come quello che abbiamo proposto nel progetto nostro, RFM, dove già c'è la competizione di quello MSC. In Italia, dove per esempio MSC non è conosciuto, potrebbe esserci lo spazio per inserire un prodotto con la nostra tipo di certificazione. Grazie a te, grazie al professor Mulazzani per questa sua interessantissima esposizione della ricerca, specialmente commerciale, quanto valgono i marchi e quanto le etichette, anche volendo,
su un prodotto, noi sappiamo quanto vale nella moda, quanto può, quanto noi capiamo quando vediamo un'etichetta Prada, Armani, oppure vediamo Benetton, poi dopo andando giù vediamo magari OVS, insomma. Noi vedendo un'etichetta, più delle volte ci aiuta nella scelta di consumo, sappiamo che paghiamo di più, però è anche vero che a volte non corrisponde magari a una qualità migliore, a volte, però sicuramente paghiamo di più, sicuramente abbiamo un ottimo prodotto. Ma anche costano e sono importanti, sappiamo il valore che hanno i marchi a livello internazionale e a livello nazionale e a livello regionale. E io vorrei introdurre allo scopo appunto il mio collega Alberto Ventura, del servizio innovazione della direzione agricoltura della regione Emilia Romagna, che ci parlerà un po' dell'esperienza della regione Emilia Romagna con la registrazione e appunto la gestione di un marchio come può essere QC. About labor management. Un po' il valore dei marchi generale, insomma, il successo che hanno avuto in passato. Generally speaking. Grazie Luca, grazie dell'invito Luca, che poi come in questi casi è una cosa molto interessante anche perché permette di uscire un po' dalle abitudini normali. Io normalmente mi occupo di agricoltura, la pesca è legata all'agricoltura, però insomma usually deal with agriculture. Non è frequente avere a che fare anche con il mondo della pesca. For me to work in the fishing sector. So the idea, let's say, of having a certification, of having a label, a way to give value to the product, is one of the aspects that can link these two worlds. So agriculture and fishing sector. So if we focus on our experience in these sectors, I would like to talk about our certification habits, let's say. And usually our products have the DOP products, IGP products, biologico certamente. They are organic products. They have different labels, regimi di qualità che caratterizzano i prodotti sulla base della loro provenienza according to the place where they come from. Okay. And this is one of the systems that can grant that the product comes from a specific geographical area. And that geographical area is associated with a certain quality of the product. Then there is a certification of quality that gives an indication on the kind of production. So it usually refers to a specific production method that has specific characteristics. So there is, for example, specific quality system that is sustainable aquaculture. Okay. So that is, as the word says, aimed at environmental sustainability. Un'esperienza sicuramente particolarmente legata alla regione Emilia-Romagna è quella del marchio di qualità controllata. One of the experience linked to the Emilia-Romagna region is the controlled quality label to check integrated agriculture. It was born at the beginning of the 90s and then it has been modified after 10 years. But integrated production that wants to respect health and environment. Vengono redatti dei disciplinari. There are some rules to be followed. These rules are checked. And the products have to be produced in a particular way. So the controlled quality label is also linked to an experience that has been carried out in the fishing sector. Well, let's say on the fish rather than on the fishing activity, on all the fishery products. Per alcuni molluschi, crostacei, some rules have pesci, been defined for specific categories of fish and mollusks, and then other rules have been sempre per alcuni molluschi, defined for other species of fish and mollusks.
tutti questi marchi, se vogliamo marchi, certificazioni, racimi di qualità, se vogliamo dare una qualificazione comune, che cos'è? Quella di essere orientati senz'altro al prodotto, cioè il, cosa si vuole caratterizzare anche quando si sottolinea il metodo produttivo, lo si sottolinea per fare in modo di arrivare a un prodotto fatto così, so that we can achieve a product that can, for example, respect the environment, respect consumers' health, which is linked to a specific area of origin, which respects specific parameters, which are linked to the product features, the product characteristics. Okay. So, a label as the one that has just been described and a certification as the one that has been described has something more, that is the ability to be linked to some behaviors, to some gestione del habits, mondo della produzione, del mondo naturale dal quale management behaviors viene, concerning the natural environment, un pensiero, per esempio, that give an added value. Fatto sul, su qualità controllata, cercare di dare delle connotazioni in più rispetto a quelle legate semplicemente al mondo produttivo, ai metodi produttivi, and not just the production methods. E quindi in it's questo senso really important for us. Le connotazioni sarebbero senz'altro più ampie, so e a mio avviso wide personale anche, anche più valide proprio per questo. C'è da dire anche che in un momento in cui that la Commissione Europea, l'Unione Europea where the European Union Farm to Fork, dice sostenibilità, stresses dice parco di sostenibilità, è chiaro so che se si va nella stessa direzione molto maggiori sono anche le aim at the same goals, we have the possibility to varie, have financial support from the European Union, vantaggiose. C'è anche and to have several advantages. Che, there is also another aspect which is important. Every day in the world of DOP products and IGP products, making clear the notion of sostenibility is not so easy. It is always aimed at stressing the environmental sostenibility, but sostenibility is not just environmental, it's also social and economic. Non produce la DOP, se ne va da quel posto lì, per esempio, e quindi ha but una connotazione fortissima sociale. Clear. Guarda so, che se la DOP non è conveniente da produrre, smettono di produrla. Guarda che se non producono la DOP, DOP non producono niente. Or IGP quindi products ha dei, anche delle do not sell well, caratteristiche, people would degli aspetti, insomma, kind of products economici, so questa sostenibilità particolarmente importante. Tuttavia, ancora also oggi, quando se ne parla in anyway, senso concreto, sempre di also, today, when talking about these aspects, reazione del tipo, no, la the reaction of the people, tanto che abbiamo il biologico, tanto che abbiamo insomma tanti, tante accortezze, pays ecco, a lot per of attention to the environmental sostenibility, so people are aware il resto, of sì, the c'è anche environmental resto, però, sostainability. Insomma, and then people say, cosa, yes, ecco, there is also the rest, but they're not exactly the same. But actually, it's important to stress and to make people understand that there are also the other aspects of sustainability, not just the environmental one, but also the social aspect and the economic aspect. Let's move on to the cost aspect, which is also important. Sicuramente nelle certificazioni, nelle well, for sure, we're talking about certification eccetera, and quality products. Ci sono sempre sul fatto there are a lot of che si riescano a recuperare. Io devo dire sulla disponibilità a pagare dei consumatori, io ho sempre dei dubbi. I have to say that talking about the willingness of the consumers to pay, I always have some doubts. Okay, è vero che ci sono because mille, insomma, che ci sono degli accorgimenti per evitare che una disponibilità a pagare consumers may prefer specific products. Insomma, one product una with respect to di another product. Generica, però, but insomma, I'm not really sure about non that. So, insomma, ecco, la I'm not really sure about the willingness però of the consumer oltre, to pay cioè, or to pay more sulle cose che ha già for a specific delle previsioni, kind of product. Ovviamente,
anche la disponibilità a pagare uno di quelli che è uno degli indirizzi, una delle, che guidano l'indagine, quindi va bene. I costi però ci saranno sicuramente. Ora sui costi, costi in più ci saranno sicuramente, ci sono i costi chiaramente diretti perché certificare, ci sono costi indiretti perché ti devi certificare in modo diverso, you have to manage things in a different way. You have to respect rules that maybe you did not respect before, or you were not obliged to respect before. So the situation is a bit different, but we also have to say that about the system of national quality, about the systems of polity that follow some rules, for example, the ones from the European Union. I do not perfectly know the world of fishing and aquaculture, but in the rural and agricultural development program, there was a specific measure to pay the certification costs, to pay them 100%. It's important also to find a system, a method that can encourage to pay this cost. Di incentivare l'adesione, la partecipazione a questo genere di the idea is to support sistemi di people qualità. And companies c'è un passaggio che non mi è There is a part which is not that clear for me about the ARFM label. Proprio anche per questo non mi è chiaro, cioè so si punta this a un is regime what is not clear for me. We aim at having basato su sì sì infatti guarda approfitto la considera anche la consideri anche la domanda well, we can consider this a question also okay so we aim at a una certificazione diciamo chiamiamola o pubblica o internazionale let's call it an international certification okay or do we aim at a private system that grants a certification appunto questo cambierebbe because le condizioni these per are two different situations and this would cioè change the possibility to have a support a financial support pubblico, siamo simile a una DOP ossia un for example DOP products alle condizioni dello sviluppo rurale può essere anche finanziato can have a financial support for example while a private insomma, system la, come possiamo which chiamarla, is not parte della sottoscrizione part, insomma, say, della vidimazione this, del sistema pubblico invece, no. Coming from e allora the public a quel punto cannot benefit secondo from me comincia a diventare advantages. Prima probabilmente so, molto più importante in my opinion, sistema per mettere in relazione le imprese important. Più che come il sistema da mostrare al consumatore as a system to sono link le imprese che magari le imprese di distribuzione che magari dicono ah, a me interessa un prodotto che abbia un livello di so it's maybe distribution minimo, companies io who can be interested in a particular quando product quando questo poi lo valorizzo con i miei marchi lo valorizzo con la mia idea can di decide di to give value to those specific via. Products through e allora, their a quel labels. Punto naturalmente no, non è necessario so point, che il marchio per esempio il marchio chiamiamolo di non lo so di the label sistema diciamo raggiunga il consumatore e certamente do not necessarily have to reach the consumer promozione and from the point of view of promotion anche di impegno economico there is a, allora quando magari un bel gruppo an economic effort per esempio dei partecipanti it has to be carried out loro, so the companies who take part chi li conosce, in this project o di chi ha la, o di chi si fa trainare insomma nella scia or, companies involved in this project, if they accept di genere, this kind of certification, ecco che, il sistema, il, diciamo, sì, il sistema, then the si promuove system, da solo, let's call it this volta, way, promotes itself allora la distribuzione and che can trova reach a distribution. Dal punto di vista della diffusione, la grande distribuzione that can reach che trova ovviamente large scale distribution. Delle, so it's a sort of self-promotion. Come si può dire, delle garanzie già date sulla fornitura del prodotto. Questo, devo dire, and so I have to say that collegamento al volo, è anche quello che in realtà è successo a noi nei primi tempi del marchio. To ourselves in the first
non era quando we had the control quality label, people were not particularly interested in that label, the control quality label. It was not so well known. So we had to make advertisements and promotions and so on. But people were interested in the fact that producers respected the rules, the production rules, and that the products were certified. Rispettati a because quel the rules punto, were grande respected. Aveva per le mani so, in that moment, the large scale distribution had con delle garanzie, con la garanzia di essere produzione integrata. Was an integrated production product. Marchio, e aveva la possibilità di metterlo, diciamo, gratis. The large scale distribution diciamo applied con her con own una brand, its own brand on that product. Vantaggio on commerciale. Its own label on that product. And it was a commercial advantage. Spero di aver un po' contribuito alla discussione, naturalmente. Was helpful to this discussion. Sono sempre qui anche per dettagli più particolareggiati, ecco, sugli ask argomenti. Any questions about details. Certificazione, appunto, quella che trattiamo noi. About our certification. And thank you again for inviting me. Grazie mille Alberto, grazie mille. Dopo farò un giro di domande perché mi è fatto venire in mente appunto che non ci dovrebbero essere Q&A prodotti doppi GP Regione Emilia Romagna del there shouldn't be, as you said, some DOP or GP products in the region Emilia Romagna. Quelle per strada? So che stiamo facendo i show cooking in giro per la Costa Romagnola, non c'entro con Pricefish, però comunque in Emilia Romagna Co. Già avuto modo di assaggiarlo. But we already had the opportunity to taste. Adesso darei la parola al dirigente appunto del Assam, che è l'agenzia appunto per la sicurezza alimentare, della regione Marche, che ci parlerà un attimo anche della sua esperienza nel marchio. Aspetta, non mi ricordo. Scirocco, ecco, ce l'avevo detto anche prima. Quindi gli do la parola. A Uriano Mecconi. The label man. So let me now leave the floor to the next speaker. Ah, c'è quell'altro, guarda, c'è quell'altro, guarda. Poi dopo farò un giro di domande, una domanda un po' a tutti. Then we will have a Q&A session. Allora, grazie. So thank you very much. Parlando per ultimo, ho tanti argomenti bruciati. No, well, però being the last speaker, well, you already said almost everything, but I just wanted to share with you some remarks. Prima di parlare della nostra esperienza a Scirocco, ma perché first of all, I'd like to talk about the Scirocco experience. Well, why are we talking about labels? Well, in a mondo globale, il pesce arriva un po' dappertutto. No, i prodotti che arrivano da mercati più there are products coming from all over the world. There are some products coming from the Asian world, which are definitely cheaper, and the consumer buying these cheaper products will create problems to our own local products. And this is happening for many products, so it may happen also for the fish. So certificates and certification shall distinguish between our products and the imported one. It should make us a distinction between a quality product and a lower quality product. And then it's also important to provide the requirements of the certification. And we have been talking about that for many years. And if after 20 years, da oltre 20 anni parliamo sempre for more than 20 years we have been talking about certification and then we realize now that certification is not actually gaining momentum. So why is that the case? And I'll try to answer to this question that I asked myself as well. So we also said that the certification is necessary. Of course it is. It's very important to have a certification for our product. According to my personal experience, I've been working for 20 years in the region Marche in the fishing field, and already during the at the beginning of the
90s when Pier Giorgio Vasi queste discussioni le abbiamo fatte spesso anche tra di noi for a while and we have always been debating about that. We in our region we organized the first European telematic consortium which was called FishTel. And at the time it was a huge invention for us because we said, well, there are very little mechanisms and there are big buyers, but they cannot find everything on the market. So we were aiming at improving the management of the fish market. So we were thinking about this telematic market with low price products. Facciamo un consorzio telematico, creating a consortium aiming at supporting purchasers con quello di Barcellona o di Monaco di Baviera in our region in competition with other buyers from other countries as well. So at that point, consumers and purchasers were afraid that their competitors could have bought the fish instead of them being allowed to do that. So we were really looking forward for this idea, and we really invested on this idea, creating this FishTel project with no European fund, of course. But then we said, who is certifying this product that claiming and stating that that product once arrived at the destination was a quality product. So we invented the Scirocco label. 36 ore dal mercato ittico. E chi lo, and e chi lo this label certified that the product was very high quality product. Then we asked ourselves, who is protecting the consumer? And we wanted to provide answers to the, all these questions, but it was not easy because people buying the Scirocco 36 label product basically could have stated in a restaurant, for example, that in that restaurant they were buying Scirocco certified products, but the consumer, how could it be certain that the fish was eating in that particular dinner during the evening or during the week, for example, was actually coming from the certificated certified production? So what happened next? The fishermen actually didn't like this FishTel because it was requiring too high taxes for them, and Scirocco 36 label was very expensive as well, so it didn't actually turn out to be a successful solution. But Scirocco 36 label was just one example, one experience. There were many more. Also, the neighbor regions, for example, financed several different labels and brands with different names, and they didn't actually succeed. Why? Because there were too many labels. It became a kind of a jungle, and there was a huge confusion for the end user. Processo di tracciabilità del prodotto con tutte le etichette. Someone tried to focus on a traceability process with labels and so on, but again, it didn't work. Ma questo perché? Quali sono le difficoltà? Allora, l'Adriatico ha tante specie ittiche, mentre per l'Atlantico si pesca soltanto poche specie. For example, in the Atlantic Ocean, they're only fishing just a few species, like cod or other few species of fish. So it's very easy. You focus on two or three kinds of fish and you focus on that only. In our local sea, it's much more complex than that. So if the fish is packed, you can more easily track it. But when the fish is not packed, it's much more difficult and complex than that. Del ristorante o della pescheria, e poi quello che compra, no? E non è così, eccetera. E allora ci si è posto questo fatto, mentre sul prodotto massivo, questo if we talk about a massive production, this could have worked, maybe, because people producing bluefish or the fishing consortium are producing huge quantities of bluefish, well, it's easier than to track it and to protect it and to certify it as they want it, like with clams or with other fishes, but
you cannot do that with other fish species, and it was not, and it still is not easy at all. So fish which is not packed can hardly be protected, so the fish in bulk. Diverso invece il caso dell'acquacultura. L'acquacultura it's different if we talk about aquaculture, because in that case you find a fish with a Greek or Turkish label or coming from other areas or wherever. And you see the difference in prices. Well, so for just a little difference in price, I rather prefer to buy a local fish. And that is the difficulty to certify fish. Abbraccio un po' diverse da quelle che avete dimostrato voi, tutto vero naturalmente, ma sono d'accordo che il consumatore vuole I agree that italiano, cioè consumers are mainly looking for local products, like Italians are looking for Italian fish, for example, and they're more likely to pay slightly more expensive prices as well. Recently we developed the direct sale, so it's like making a step backward, but this is a guarantee of certification, because direct sales have customers going in these small villages where fishermen are fishing, and we have many very good examples of that here in Italy, with very important choices made in order to achieve very important goals. So people are in contact with the fishermen, they talk with the fishermen, they also ask for suggestions for recipes, and there is this transfer of culture and local tradition. Tanto quello lì non ci fa più, quindi praticamente è lui che garantisce il prodotto, non serve in questo caso. So in this case there's no need of a label quindi to guarantee the quality of the fish. Per concludere questa parte, i vantaggi chiaramente della certificazione ci sono. There are for sure some advantages for the labels, but there's been some mistakes. Noi siamo in the past and something went wrong. Su di noi ora qui. Now, here, noi qui siamo in gran parte rappresentanti delle istituzioni. We are representing the institutions. Diciamo, le istituzioni hanno fatto le regole. So basically, institutions made rules. Anche, diciamo, institutions also provided funds. Per queste ricerche. I'd say rather important ma amounts of money, but we had not been able to grow and to raise an awareness, neither with the fishermen nor maybe with the consumers. Vi faccio un esempio, me lo faccio let io stesso, make an non example. È un grande esperto. Quando voi vedete il persico, when non nelle specific, di persico, kind of immaginate da dove fish, viene fish fillet il persico, in the shop. No? Pensate che venga dalla Polonia o fillet. Da Goro. Do you know where it comes from? No, dall'Indocina, dalla Tanzania forse. Poland, Tanzania, or Egypt. Well, the bass from the Nile is coming from Egypt, for example. Degli scarti dei polli o quant'altro, insomma, no, sul Nilo, eccetera, degli allevamenti. Però magari la gente vede il persico, and il filetto. And people usually just see the so fillet, the bass fillet, and praticamente non forse lo porta a casa, è facile da cucinare, non si pone neanche, ma non lo they molta bring gente it home and they don't even know how to cook it. Il mercato so poi cambia le cose. The issue is no? Here is that the market then actually changes things. Perché il consorzio pesca and distribution plays a very important role because the consortium of Ancona, for example, imposed the traceability of the product because if you sell the product anonymous, you can hardly sell it, while if you sell it with a tracking system, it's easier to sell it. So all fishermen agreed to have this tracking system. And I think we need to focus on that because we already wasted a lot of time from this point of view because we have not been able to
focus on this real need. So in conclusion, I'd like to say that what we're doing here is very good, is very important, and I also took part in these processes, but what we are missing here is the contact and the real involvement of fishermen, because it's important to involve them and the consumers as well. The fact of letting consumers know the product in order to raise the awareness about the zona FAO 37. Ma quando andare la zona FAO 37? No, va da Cipro a insomma tutto il Mediterraneo, mi pare zona FAO 37. Un po' troppo larga, io compro le sardine, ma it's too wide, definitely. So I buy sardines from the FAO 37 zone. I think it's coming from close to my home and maybe it's coming from the other side of the Mediterranean area. So we should provide further information. So these are the issues. So bulk fish, very hard, they can be certified. Aquaculture fish is more likely to be certified. And it's important to raise the awareness of the certifications and to provide consumers all the information they need, where the product is actually produced. We increase the revenues and incomes for the fishermen, because it's very important to focus on this aspect as well. And then in this way, we will also protect the environment, because when we import fish from countries where this fish is actually caught and treated and it travels with non-conventional methods, well, if we can succeed in doing that, I'm sure we can also protect furthermore the environment. So I just wanted to focus on the most critical aspects of this system, because in my opinion, I think that over the last 20 years, when we have been talking a lot about certifications, we have not actually been able to achieve some goals because of this reason, because there are too many labels, there's a lot of confusion, and many consumers don't actually understand what they are all about. So they usually rather prefer a commercial label, a commercial brand, because the consumer in this way feels more, I would say, protected by a commercial brand. And alla fine di tutto, by the end of everything, the only advantage we have is that over these years we have been seeding a lot, so we really hope we will be able to further raise the awareness of many consumers. The large scale distribution is focusing on that as well, and I really hope we will be able to succeed. So maybe we could have done that better earlier. These are my only my personal remarks. No, no, grazie mille, Oriano. No, thank non you, Oriano. Thank you very much. Well, don't forget that the price fish motto is fishing better, gaining more, protecting the Adriatic Sea. So, fishing better and earning more with specific labels. Una catena di supermercati, io prendo sempre il tonno, vedo sempre che of course we see it also in the supermarket. You look for what però, you want as a consumer. Probabilmente se il tonno è pescato nel Mediterraneo a me va bene. Non tutti i produttori, per esempio, lo inseriscono. Well, not all producers actually declare the origin. Quindi è vero, i marchi sono it's tanti, true, there are many brands, many labels, and maybe this is one of the issues that created a lot of confusion with the consumers. Però, come regione Marche, well, as a region Marche, recently launched an app in order to create a link between the fisherman and the consumer, and I think this is very important, because in the past I used to go to the fisherman, I relied on and trusted him. Now things have changed. Now let's start with a few questions. Let's start with Giulia Sandalli, and I'd like to ask you, since you introduced the topic of the ARFM certification, what are the main results that you are looking for with this certification? So please, Giulia. Questo microfono.
te giù. Grazie mille. Volevo anzi anche rispondere alla osservazione che appunto like to answer to one of your remarks concerning the public and private dimension, cioè, that, sulla veste appunto pubblica e privata che vorremmo dare allora l'AFM so this certification, this label is now just quindi, diciamo, a proposal, so this is something we shall think about, scegliere, and we need to make a choice. Le possibilità sono aperte. C'è da dire quindi sia la strada che sia una certificazione privata o pubblica. C'è da dire che le certificazioni che attualmente sono in vigore effettivamente sono private. Ad esempio MSC gestita da un'ONG, Trend of the Sea anche, ci sono organizzazioni appunto, oppure mi sta venendo in mente anche Certification Program che ho citato was mentioned in my presentation, was initially developed by a national public institution, but then it was moved to a private body. So we are mainly talking about private labels, anche perché nascono come strumenti, diciamo, di autogoverno del mercato a seguito del fallimento di quelli che sono i metodi possiamo dire tradizionali per la conservazione e la gestione delle risorse. E qualche anno fa la Commissione Europea ha lanciato una consultazione su questo, proprio perché a debate about that, because if this label, this certifying label, autocertificazione del mercato si sviluppano in modo autonomo senza una cornice di riferimento, può essere anche un problema, anche perché può creare una confusione nel consumatore. Quindi, oltre agli aspetti finanziari che lei citava prima, sarebbe meglio appunto creare un marchio pubblico, perché questo andrebbe sia in linea con quella che è la prospettiva auspicata dalla Commissione Europea con il lancio di questa consultazione, sia perché sarebbe un modo per trasformare appunto uno strumento che nasce come alternativa alla governance in uno stesso strumento di governance delle politiche pubbliche, e quindi veicolare anche i messaggi delle politiche pubbliche attraverso lead public la certificazione messages come strumento di politica pubblica. Quindi noi speriamo di poter policy trasformare l'ARFM in un and marchio so really pubblico, non privato. E questo per rispondere alla sua domanda. Adesso vengo alla sua. Lei mi chiedeva quali sono le aspettative dell'ARFM. Beh, senza che cioè quello che noi ci aspettiamo da questo marchio. Beh, anzitutto, in parte l'ho detto, e questo rappresenta sicuramente un ambito fondamentale, però diciamo anche al di là che sia pubblico o privato, che contribuisca a migliorare le condizioni sociali della pesca, quindi a promuovere un'idea di sostenibilità ad ampio raggio e quindi in grado di abbracciare, come abbiamo più volte ricordato nel corso dei nostri interventi, non solo la dimensione ambientale ma quella economico-sociale, che poi dia la possibilità di ottenere una certificazione anche alle imprese, ad esempio pensando alla realtà del Mediterraneo, che hanno più difficoltà ad ottenere un marchio come MSC, che non è pensato proprio per le caratteristiche della pesca mediterranea, quindi favorire anche la possibilità delle piccole imprese di pesca, della pesca artigianale, di ottenere una certificazione, e poi di creare anche un modello che al di là dell'Adriatico possa essere replicato anche in altri contesti del Mediterraneo. Applied also in other Mediterranean contests. Giulia, MSC has very expensive costs, as I know, and it's very hard for a company to pay these huge amounts of money. But what are the costs, if you can tell us, for the ARFM? No, we cannot still say it. Are they cheaper than MSC? Well, the goal is to keep the cost as low però as possible, but that will da, actually depend on da cosa diventerà what the anche che sia pubblico, certification però will become, actually, quello, either public or private. So this is our goal.
punti di debolezza di MSC, questo, cioè che la piccola pesca non riesce appunto a raggiungere dei tetti di spesa che sono necessari per ottenere questa certificazione. Per la certificazione, avevo sentito che ci avevano circa 10-12 mila euro. They were talking about 10-12,000 euro only for the pre-assessment. Fetta del settore produttivo. So it's clear how complex and difficult it is. Impegno per una piccola impresa di pesca. So you can imagine for a small fishing company how challenging it is. Io vorrei sentire se c'è Ivan Matias. Is there Ivan Matias still connected with us? Just a couple of minutes. Comunque grazie Giulia. Thank you Giulia for your contribution. Ah bene Ivan, ti vedo. Prendo la traduzione. Iva, mi senti? Oye, Sam. Ok. Guarda, Ivan, non so se hai seguito, cioè penso di sì, hai seguito la presentazione del professor Mulassani sulla sua ricerca commerciale che hanno condotto appunto su Croazia, Spagna, Italia, appunto sui consumi, diciamo, sulle preferenze di consumo. Cioè, come si ricordava Mulassani, magari l'italiano preferisce il prodotto italiano, il croato preferisce il prodotto croato, spagnolo, diciamo, spagnolo. Tu che percezioni hai del mercato croato, and what is your perception of the market about the Croatian products? I know that there are high quality products. Sempre ricordo che c'eri anche tu e devo dire che non and I have to say that I had a very good impression of the products that I have seen in Croatia, and I remember that you were here there with me. But what is the perception of the consumer? Ovako, ja bih rekao da zapravo bi se složio jako sa gospodinom Well, I have Murianom, to say that I agree with what my colleague has said. Malo ću se prvo referirati na organizaciju proizvođača. Dakle, Omega 3 nije mala organizacija, because first of all, you have to contact the producers. Mogla podmijeti trošak i certificiranja MSC-om. Međutim, ono što se svaka organizacija proizvođača postavlja pitanje je vrijednost samog certifikata i koliko je tržišno priznata anyway, na pojedinim regijama, a naročito kako to vrednuju i rangiraju sami potrošači. Kind of mi smo isto area. U Hrvatskoj imali primjere oznaka za ribarstvo. Ja ih mogu i pokazati ako želite, ali nema potrebe, isto nisu zaživjela u nekom smislu, jer ih ja nisam vidio na našim policama. Uglavnom, ono što vidimo je ASC certifikat koji se odnosi uglavnom na ribu koja je uzgojena u akvakulturi, nije ulovljena. Mogu vam reći svog iskustva, vjerujem da će to dosta potrošača potvrditi. Mi ako želimo jesti zdravu i svježu ribu, mi ćemo kupiti svježu na tržnici, jer imamo mi koji živimo u blizini mora. A mogu vam isto tako i potvrditi da se tiče kopnenog dijela Hrvatske, riba koja je bila proizvedena i prije tog certifikata se kupovalo. Breeded aquaculture, it has a certification, but it is perceived in a different way. Hrvatsko tržište po meni i svaki certifikat je hvala vrijedno što su i Giuseppe i Giulia i većina nas partnera usmjerila ovakav jednu projektnu aktivnost u kreiranje ovakvog certifikata, ali moram svakako spomenuti da je jako teško, odnosno potrebno je jako puno kapitala, jako puno ljudskog rada, da bi taj certifikat zaživio. I on stvorio nekakvu korist. Nakon što on stvori nekakvu tržišnu korist, tada će organizacije proizvođača i ribari
Once we have identified a part of the market that can be useful, and if an association of consumers and producers agree on this, about the certification, we still have a long way to go. Северная Европа. Our target market, in my opinion, should be central and northern Europe. Ono što je kod nas prisutno, where što mi kao potrošači u Republici Hrvatskoj sve više i više gledamo, would have an added value in my opinion, because there is a higher awareness, and also because our countries are associated to a particular quality standard in terms of food. I'm not just talking about fish in this case, but also other food. Mi znamo da srdela i inčun, so for these markets, what's important is sometimes that it comes from Croatian origin or from Italian origin. We're talking about the Central Europe and Northern Europe. While in Croatia, fresh food is the preferred food for people, for consumers. So fish that has just been fished. Hrvati kao narod jako brinu. To je kako while processed hrane food is perceived as less fresh, let's say, even if the quality of food is always a very important subject and topic for the Croatian people, also, for example, organic food. Jer im je postalo važno što će unositi u svoj organizam. So we are talking about products that have a high cost, tako da, but javo, that are perceived as important products by a certain range of consumers. So what I want to say is that we do not have certain certification that recognize, that can recognize. Na policama s takvim oznakama nisam vidio. Let's say that are particularly recognized by the consumers. Okay, so there are no labels which are really particularly appreciated by the consumers. But did consumers appreciate the prized fish products, for example, sardines or fish burgers or clams? I'm sorry, can you repeat this question in English? I have turned off my translator service. Ah, no, un po', se sai, perché sai che Price Fish ha fatto dei tre nuovi prodotti, diciamo, did no? Three new products. Quello della, quello, non si sente più? Can you hear us? No, tre nuovi prodotti, se sapevi, se avevi dei feedback, okay, so do you have any feedback from the market about these three new products, the fishburger? Hanno iniziato un po', diciamo, un po' con... Come va, insomma, so what is the trend on the market about these three new products? Do you have any feedback from the market? Proizvodi su degustirani, dakle, oni se nisu proizvodili serijski da bi išli u prodaju. Ne? Mi ne možemo znati po kojoj cijeni bi se oni kupili na kraju. Ne? Ali možemo reći da na kulinarskim showovima gdje su oni bili prezentirani, da su konzumenti bili izrazito zadovoljni. Naročito ako pričamo o burgeru od kozica, to je nešto novo. Receptura samog burgera, a da nije svinjetina, odnosno teletina, ili bilo tako drugo meso, nego kozica i bijela riba, možemo reći da su oni stvarno izrazito zadovoljni. Što se tiče plasmana takvog proizvoda na police, mi takvu informaciju još uvijek nemamo, s obzirom da smo ovo radili samo da bismo testirali rok trajanja, jer trajanje se nama bitno kao proizvođačima, da taj proizvod može biti što duže na policama. Ali, naravno, bitno nam je bilo vidjeti reakcije što se tiče organoleptičnih sredstava i tako dalje. But we try to promote the products that we have created with Price Fish, talk about the organoleptic feature of this product. Okay, we will have a look at that in the future. So I would like to thank you for Naravno,
Ok, passo la parola. Adesso volevo fare una domanda proprio sempre al professor Mulazzani, perché ci stavo chiedendo perché l'Unione Europea chissà regolamenta le DOP, perché non regolamenta anche i prodotti della pesca? Why isn't there a regulation also for fish products, since there is a regulation for DOP products? Bella domanda, no? That's a good question. Sì, l'Unione Europea... La Commissione Europea, secondo me, ovviamente è una mia interpretazione personale, ci ha provato, lo vorrebbe fare, così come ha fatto con le DOP, così come ha fatto con il biologico, ha commissionato pochi anni fa uno studio di cui i risultati sono disponibili, e da questo studio è venuto fuori una risposta così un po' così in stand by, non molto positivo, che non ha incentivato l'Unione Europea ad andare avanti. No? Da una parte mi sembra di capire che la gestione della pesca è così diversa nelle diverse nazioni dell'Unione Europea, per cui in the different nations of the United, già è difficile fare dei regolamenti comuni, really fare un marchio di sostenibilità che possa valere per tutte le tipologie di pesca dell'Unione Europea, credo che diventerebbe qualcosa di estremamente complicato. Dall'altra parte mi sembra che la risposta di questo studio che è stata fatta ha un po' detto, a differenza di altri campi, come era all'epoca della DOP, dell'organico, ci sono già state delle iniziative, proprio di MSC, Friend of the Sea, che hanno avuto un discreto sviluppo, che già hanno una tradizione decennale, perché noi adesso sembra che li conosciamo da poco, perché in Italia sono arrivate da poco, ma in Europa esistono da decenni. Essendoci già queste realtà che hanno occupato una nicchia di mercato, sembra che abbiano detto non vale forse la pena investire ulteriormente per una cosa che in qualche modo il settore privato ha risolto in qualche modo. Quindi in qualche modo il problema di riuscire a fare un marchio di sostenibilità che possa accontentare tutti è stato risolto, c'è già qualcosa in qualche modo risolve. That could be suitable questo, for everyone. Questa però è una mia interpretazione. Was not done. Ciò non toglie che questo lascia lascia il problema, appunto, quindi dobbiamo affidarci a queste cose che già ci sono o c'è spazio ancora per qualcosa di alternativo più locale, no, come RFM? Questo non è facile, perché da una parte si va incontro alla proliferazione di tanti marchi che creano confusione, dall'altra parte c'è la possibilità magari di creare delle cose che sono più adeguate there would also be the possibility to create labels. Voglio fare anche una considerazione su quello che diceva il dottor Mecconi sulle etichette nel settore della pesca, come lui diceva giustamente, quando uno va al supermercato nei prodotti dell'acquacoltura uno li vede, no, le etichette messe nelle branche dei branzini e delle orate, no? Il dottor Mecconi diceva per il pesce pescato è più difficile, però perché no, no? Sulle soglie, sulle è ovvio che se mi parliamo delle triglie, no, diventerebbe impossibile, ma sulle soglie, prodotti che subiscono maggiormente la competizione in un supermercato, le soglie vengono tutte dal nord Europa, no? Invece una soglia con una bella etichetta lì nella branchia, perché no? Il problema è cosa scrivere su quell'etichetta, forse, no? Perché nelle orate non è che c'è scritto qualcosa, chissà cosa sofisticato, c'è il nome dell'impresa che le ha prodotte. Se noi vogliamo fare qualcosa invece di più sostenibile, cosa ci andiamo a scrivere? Il nome while if you want to do something more sustainable, we could maybe write a labeling to the sea or to sustainability. Bene, abbastanza chiaro, ma allora parlando di marchio, adesso Pier Giorgio dopo finiranno queste domande mi farà una chiusura. Pier Giorgio will later conclude our meeting today, so Pier Giorgio, do not run away. Okay. Volevo collegare un po' al discorso delle DOP, perché in Emilia Romagna ultimamente si parla della forza romagnola. Non abbiamo DOP, non abbiamo IGP, abbiamo tanti prodotti DOP in Emilia Romagna. We have many DOP products in Emilia Romagna. Difficoltà legate a questo. Io volevo chiedere appunto al dottor Ventura, dal Veneto, se ci può dire un po', perché
queste difficoltà appunto nel non poter fare queste dopo, visto che l'Unione Europea non si deve regolamentare, diciamo. Noi non siamo falli, non so, vediamo, almeno per il consumatore, per la persona che non... magari curioso, magari non capisce. Ecco, so maybe consumers confusione, quella do confusione not really understand. Sì, quella famosa indagine actually, raccontava 400 di varia natura, labels appunto, su of cui, different e forse kinds. Questo potrebbe effettivamente essere uno dei motivi maybe one, per cui be one of non the c'è l'incoraggiamento why, a non tanto a creare degli altri marchi, ma a creare there altri no incentive, let's say, poi, to create more labels or more rules that solo, create even more labels for brands. Sul panorama delle DOP, but talking about DOP products, before coming here, I studied, let's say, and there are a lot of DOP products. In di prodotti ittici e c'è questa sorprendente and differenza rispetto alla norma che vede la maggior parte dei prodotti DOP e IGP nel sud Europa, per cui invece questi sono del nord, cioè tutti i European IGP products come from ma un'altissima quota actually, di no, prodotti a very high number of DOP and IGP Europa, fishery products come terra, from Northern Europe. Dell'est Europa, so England, Cina also ovviamente, ma European, insomma sono tanti prodotti from China DOP, una quota molto più ampia nel nord Europa rispetto al sud. Non lo so, si vede che forse European io ho il sospetto che anche Northern quelli che fino Europe, a oggi Southern sono Europe. Diventati DOP IGP anche in Italia, adesso in Italia non lo so, adesso non ribadisco, lo dico, non è un ambiente che conosco benissimo, well, può darsi che non siano così remunerative DOP IGP, but it quindi is possible non maybe abbiano that quel successo European tale IGP da suggerire ad altri di impegnarsi in un'operazione del genere. Un'operazione come quella della Costa Romagnola, secondo me, avrebbe senso se resta pacifico che si parla di Costa Romagnola e non di Marina di Ravenna, di Cattolica, a label di questo, di eccetera. Cioè, muscles deve essere from ovviamente Romagna un'operazione che abbia un senso economico anche particolare e che riesca a raccogliere from Romagna. Una Romagna generally speaking importante. And not from the allora sì, poi magari si possono fare delle differenze fra il Romagna region. Selvatico e quello d'allevamento, of non course so, you can make a difference vedere, between the wild muscles and breeded diciamo muscles. Che le DOP IGP con DOP and IGP economico who do not have poi fanno fatica a ingranare, chiaramente rimane il senso, rimane comunque il senso di dire proteggo un nome prima che gli altri lo usino alla pazza mia, diciamo così, e quindi proteggo comunque so il nome, protect, però poi dal punto di vista economico non ho questi risultati così importanti. Questo, non lo so, potrebbe essere uno dei motivi, so this diciamo, could be che non one ha portato of the reasons a questa proliferazione why there are not italiani, so many DOP or IGP products in Italy. Of course there are some from Salmerino, from Trentino, se vogliamo metterli anche there are anche lo stand, Cardovari, lo stand della colatura di Alici. Insomma, we have ma sono cinque in Italia, quindi insomma, but not so many in Italy. Una quota molto bassa. Vediamo, noi intanto, vediamo se riusciamo a provare con la costa romagnola. So we should try, I think, with muscles from Romagna. 44, sì. I think there are 44 European IGP products in Italy. Noi siamo qui. pronti proprio a seguire i produttori. But we are here to support the developers. Fondamentale che and sia una here, cosa che once again, we have to stress once again the fact that it has been interesting for the diciamo adesso non producers, so come sia la catena, ecco, producers, della lavorazione, when I talk però, about producers, I talk about all the people involved questo sicuramente. In the process. Io passerei di nuovo al dottor Mecconi, so gli volevo chiedere, perché so che hanno quest'app che mette in contatto i consumatori con i pescatori, come va? Avete feedback about that app? Volevi aggiungere qualcosa su questo? L'app è stata un'esperienza, è un'esperienza positiva, e l'abbiamo sperimentato in un consorzio diciamo ben strutturato questo consorzio. We have a well-structured consortium. And it works, apparently. È una esperienza da replicare adesso. It's an experience that can be repeated.
no, no doubt about that, no, but there's no label. No. C'è, diciamo, il un consorzio che tra l'altro è il più antico. We don't have any label. We have a consortium. A consortium that's the most ancient consortium in Italy. I pescatori adottando l'app mettono in comunicazione in tempo reale il consumatore con il produttore e questo, diciamo, contatto diretto è molto importante anche per tante altre cose, diciamo, la certificazione diretta del consumatore, il produttore che certifica. So sometimes it's the producer itself that certifies the product, meaning e questo that poi, diciamo, anche facilita una serie di relazioni tra il consumatore e il pescatore, perché so quando a link between consumer and producer, diciamo, veicola le informazioni riguardanti, per esempio, il prodotto di stagione, educa in qualche modo about a seasonal product, for example, sicuramente positiva, sicuramente da, diciamo, in qualche modo da un'esperienza da replicare anche altrove. Io volevo aggiungere però una cosa magari a quello che abbiamo detto adesso. Non ci dimentichiamo, quando parliamo delle difficoltà della certificazione, anche della dimensione proprio domestica, cioè delle caratteristiche del pesce, in questo caso dell'Adriatico, per rimanere in ambito adriatico, c'è tante quantità di importanti, tutte di piccole dimensioni, difficili da etichettare, e anche se vogliamo, anche se poi di kind of fish, buona quantità, perché poi l'Adriatico è molto più pescoso, per esempio, del Tirreno, ma comunque parliamo pur sempre di prodotti spesso della piccola pesca che con fatica raggiungono mercati grandi, cioè vengono tutti consumati in ambito locale. Anche questo, locally, questo aspetto dobbiamo tenerlo in considerazione. Per le specie invece massive di grande quantità, dove magari il pesce se ne produce tanto, o di acquacultura, la questione è un po' diversa. The question is bene, different. Ma i prezzi come vanno? I prezzi sono, well, what about sono prices? Molto alti rispetto a quelli Are dei supermercati? Prices really high, higher than in supermarkets? Preso magari risparmio, magari costa di più. Because non so, some people may think that maybe they can earn il prodotto, diciamo, della piccola pesca, quello dell'app, more. Diciamo, io mi rivolgo al pescatore dell'app. Allora, about the app. Il prodotto talking è il prezzo, about the app. Diciamo, secondo me, giusto. Well, perché I think that the price ovviamente is il prodotto, right, il pescatore carica qualcosa in più. Of course, the fisherman perché has to non earn ci sono passaggi, something. Ma il consumatore comunque rimane comunque no conveniente, passages. Perché but meno passaggi significa for the consumer. Il consumatore arriva a un costo, diciamo, because tendenzialmente anche più basso, usually the price ma soprattutto is lower, e qui anche for the consumer, diciamo, than buying mi aggancio fish a quello che diceva prima Luca, so, as Luca was saying before, il consumatore è disposto a pagare qualcosa in più pay something per more un prodotto che vale di più. For a il consumatore è disposto, io lo vedo anche nel latte more di qualità piuttosto che un prodotto, cioè laddove c'è scritto che il prodotto product vale un po' di where, più where, e il consumatore spende qualcosa in più. Perché per is la salute ci teniamo tutti, product, l'importante è renderlo, diciamo, riconoscibile dall'altro prodotto e spiegare perché what's è migliore quel prodotto is to make that product recognizable dall'altro. And to explain why, per esempio, adesso it has a better quality than troppo, the other ma products. In una trasmissione di queste tipo report, per esempio, te lo faccio spiegare, il pesce d'acquacoltura di provenienza, diciamo, non dico ignota, ma di pesci che non hanno una grande attenzione alla salute dei consumatori rispetto a un prodotto allevato in Italia. It was a kind of il prodotto era, ci ha fatto proprio vedere, aprendo un'orata, il grasso dell'orata era di gran lunga superiore a quello di, perché? Perché utilizzano mancimi, prodotti and per di grasso differenti, ma questo il consumatore lo deve sapere, quando prende un'orata devi sapere che l'orata è di provenienza di un certo paese oppure di provenienza di un altro paese. Il consumatore sceglie in quel caso, è messo davanti alla condizione, voglio risparmiare comunque, spendo 8 euro, no, per 3 euro in più voglio l'orata di qualità. He can e questo to spend che more, perché poi di fatto è il mercato. Quando product la gente è informata, la gente sa come scegliere. If people e sicuramente are aware, premia they know il how prodotto to choose locale di qualità. And they prefer the local and high quality product. I agree with you. That's right. People are willing to pay more. Bene, absolutely. Quindi diciamo che pescare meglio, so guadagnare di più better, rispetto al mare Adriatico, in questo caso, ma non solo questo, sea. Comunque è stato. Io a questo momento vorrei chiudere con Pier Giorgio, like con il nostro dottor Vasi, che farà la chiusura appunto questo incontro. I give you the floor to conclude this meeting. Questa anche questa
questa chiacchierata che abbiamo fatto sul valore dei marchi, sul valore della capacità di prices, di cercare di dare un'individuazione, un'indicazione al prodotto dell'Adriatico, sia una chiacchierata molto interessante e importante, anche perché sono emersi spunti favorevoli e sono emerse anche criticità. La realtà è che la situazione è molto cambiata, ricordava Oriano prima quando abbiamo iniziato a occuparci di pesca ancora 20-25 anni fa e la situazione era molto diversa, ci trovavamo di fronte a delle grandi quantità di pesce, una grande flotta, oggi abbiamo una flotta ridotta ai minimi termini in tutto l'Adriatico, soprattutto nella parte nostra italiana e una flotta che è un terzo di quella che era 10 anni fa. Quindi quantitativi massivi non ce ne sono quasi più. C'è un grande sviluppo della piccola pesca e questo sarà una sfida, un ragionamento economico che dovremo fare dei ragionamenti seri. Non c'è più prodotto venduto come c'era negli anni 70 quando addirittura in Italia si interveniva con lo Stato a comprare dei prodotti per poterli distruggere affinché o comunque trasformarli in mangime per poter mantenere il prezzo. And ecco, la situazione è profondamente cambiata. Lo dico spesso nei miei interventi, non c'è pesce per tutti e il pesce non è per tutti. No fish for everyone. Ricordiamoci questo fatto perché bisogna essere disposti a pagare una qualità di proteina eccezionale come quella del pesce e bisogna essere disposti a far sì che tutto questo non diventi un appropriamento di alcune situazioni economiche ristrette. È per questo che dobbiamo mantenere la pesca, continuare a sostenere la pesca, cercare di capire quali sono le strade per poter far sì che i pescatori possano avere una remunerazione importante dal grande impegno che ci mettono. Assieme a questo non possiamo rinunciare alla pesca in termini anche di storia, non possiamo rinunciarci in termini di put a lot of importance on fishing activities in terms of history and for future generations. Importante anche gli aspetti della formazione, gli aspetti della tradizione, tradition di consentire ai giovani che vogliono fare questo mestiere di pescatore di poterlo fishermen affrontare to be able è un mestiere and che sicuramente necessita di passione, non job, è solamente una questione di carattere economico. La qualità, it's la qualità è importante, probabilmente non abbiamo quality. Dopo IGP perché siamo un po' troppo fissati do not, per cercare do not di dare un IGP marchio di denominazione di origine protetto, di indicazione geografica a dei prodotti che sono nel mare. Probabilmente l'indicazione geografica dovrebbe stare ultra, in questo caso dovrebbe intervenire la comunità europea per poter permettere un IGP di mare, cioè there should be the possibility given by the European Union to create IGP products. Dovremmo ragionare in questi termini, pensare ad un IGP per le sardine di Cesenatico. Thinking about an IGP for a sardine from Cesenatico. Che cos'è che non abbiamo abbiamo un po' trascurato quelli che sono i marchi del nostro trasformato di pesce. Noi abbiamo una grande tradizione dei marinati e un po' in tutto l'Adriatico, una tradizione che ci deriva da una grande tradizione storica, addirittura dell'ambito veneziano, eccetera. Coming from the area of Venice, forse questa non l'abbiamo sfruttata abbastanza perché facciamo dei prodotti invece marinati oppure trasformati che sono proprio tipici delle nostre realtà sia della sponda orientale che della sponda occidentale e su quelle invece bisognerebbe lavorare per dare a loro un riconoscimento importante. Focus more on this la qualità e la freschezza non freshness dire, of the food. In Romagna abbiamo inventato in anche Romagna questo Mattia Lanzoni invented, diceva voi romagnoli siete inventati la cozza selvaggia invented the wild beh io vi devo dire che la marca di qualità l'hanno inventato i romagnoli nel Rinascimento. Allora voi dovete sapere che la signoria Ordelaffi si accorse che i pescatori di Cesenatico continuavano a vendere il pesce per giorni
E allora, di fronte all'elementare dei consumatori, nominarono un messo il quale tutte le sere si recava alla pescheria di Cesenatico, tagliava la coda al pesce in modo tale che quel pesce lì il giorno dopo si sapesse che era quello del giorno prima e non era pesce fresco. E quindi un marchio molto semplice, a volte cerchiamo chissà che cosa, ma probabilmente il consumatore si accontenta di qualche cosa che sia facilmente visibile, facilmente identificabile e che permetta di identificare quel prodotto con un prodotto locale, con un prodotto che ha fatto pochi chilometri per poter arrivare al sapore to recognize in cucina fish. E che quindi mantenga tutti quei profumi, quei odori e quelle qualità organolettiche che ai prodotti dell'Adriatico sono riconosciute come grandi buyer del mondo, i quali intendono di acquistare anche piccole quantità del nostro prodotto per poterle poi mettere assieme a delle grandi quantità e fare una piccola truffa, tra virgolette, ma perché sanno che il nostro prodotto messo su un bancale alla prima vista del compratore, del grande buyer, è un prodotto che rende di più. Perché rende di più? Perché, ad esempio, per quanto riguarda lo strassico, noi abbiamo abitudini molto diverse da tutto il resto delle altre zone. Le calate sono più corte, sono meno, il pesce si rovina di meno, il pesce è più sano, il pesce è più fresco in qualche modo e dà una maggior garanzia di continuità alla sua freschezza. Quindi a higher guarantee of freshness il marchio to the consumer. Adriatico ben venga riuscire a convincere i consumatori della necessità di farsi fregare about a tavola, the necessity of being aware e ben venga of però anche uno sforzo un po' delle istituzioni and insieme also the institutions and associations of fishermen should make an effort in my opinion also cooperative of producers ma anche di acquacultura per dare una nuova possibilità di riconoscimento al nostro pesce della sua qualità e delle sue grandi, meravigliose sapidità che riesce a dare and alla cucina stress the importance e lo scopo finale and the quality alla cucina of our food that can be really good in the kitchens of our consumers. Ecco, io sì, questa sera c'è una cena. So, technical remark, there will be a gala dinner tonight. E domani, stasera comunque ci sarà la cena in cui continueremo questi discorsi a tavola e domani ricordiamo, parleremo invece della filiera ittica con varie organizzazioni di produttori, con il nostro responsabile servizio Vittorio Rio Manduca e con le associazioni della pesca and different e dell'acquacultura italiane. Grazie. Associations from Italy. Thank you. Grazie a tutti, buonasera. Oggi abbiamo chiuso, ci Thank vediamo domani. Thank you to everyone ciao. And see you tomorrow. Grazie. Thank you.